Cari amici appassionati di letteratura, bentornati ad un nuovo appuntamento con la voce degli scrittori. Buona serata, bentornati. Tante nuove emozioni anche questa settimana che siamo pronti a vivere. Abbiamo veramente un testo d'eccezione questa sera, È anche un ospite che ce lo saprà illustrare alla grande, tra poco ve lo svelerò. Intanto vi ricordo tutti i modi per interagire con noi, potete intanto commentare man mano che andremo avanti con la puntata utilizzando l'hashtag. Segui la voce e poi la nostra pagina Facebook, la voce degli iscrittori, il nostro canale YouTube, la nostra app, quindi ci trovate ovunque mi raccomando, eh, rivedete e soprattutto condividete le puntate e poi non vi perdete la mia recensione ogni sabato sulle pagine culturali dell'opinione, fino alla fine l'ho detto con voi, vi faremo compagnia anche per tutto il periodo di luglio. Ora andiamo a capire stasera... Qual è questo ospite importante? Sia quello che ovviamente non può essere qui con noi che quello che è in studio perché questa sera noi andiamo uh, a presentare La Felicità al Potere il primo libro al mondo di José Pepe Muica eh, abbiamo qui con noi, dobbiamo avere entrambi i curatori, diciamo la verità abbiamo qui Cristina Guarnieri, buonasera allora, Buonasera salutiamo anche Massimo Sgroi però assolutamente L'altro grande curatore del libro che ha scritto una meravigliosa biografia romanzata raccontando la storia di Peppe Mujica in una maniera veramente ineguagliabile. Eh, l'ho vista, l'ho vista effettivamente, grande talento, bella penna, poi effettivamente il personaggio si prestava, ricordiamo biografia romanzata poi approvata dal uh, Presidente e poi c'è soprattutto questa intervista che la nostra eh, Cristina Guarnieri ha curato personalmente eh, in esclusiva, troviamo anche i discorsi più famosi del Presidente, anche quelli meno famosi, delle pagine aggiunte sì. che sono importanti, così come delle foto inedite. Quindi veramente tanto materiale, è un libro da, da assolutamente non poter perdere, pubblicato dalla casa editrice EIR. ...della quale sei appunto la direttrice. Sì. È stato un onore per te, questo immagino. È stata un'emozione soprattutto. Un onore grandissimo, un'emozione enorme. Eh, insomma, incontrare un personaggio che io ritengo sia come il Nelson Mandela del terzo millennio è stato qualcosa proprio di immeritato. <ride> e... No, non è vero, no, immeritato no, però è una soddisfazione. E non so se riuscite a vedere anche i suoi occhi che brillano nel momento in cui ricorda uh, quegli attimi che andremo a rivivere tra poco. Ricordiamo ancora di più ad impreziosire il testo, la prefazione di uh, Omero Cai, giornalista della Repubblica, la postfazione di Donato Di Santo, responsabile politico dei rapporti Italia-Sud America. Quindi veramente poi è stata anche incorniciata bene questa intervista. Tutto il materiale di un personaggio che ormai conoscono praticamente. Tutti, una storia uh, molto scenografica, no? da, sì. quasi da film, anzi togliamo il quasi, probabilmente sì. poi se ne sta già parlando. Sì, il regista dici. Emil Custuriz sta dedicando un film alla vita straordinaria di quest'uomo che parte come un contadino e diventa, passando attraverso la guerriglia armata del movimento Tupamaros, poi diventa nel primo marzo del 2010 presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay, quindi è una parabola esistenziale veramente... Straordinaria, molto Quasi impensabile, quasi impronosticabile. Ricordiamo sì. questi 14 anni di prigionia, eh, nel quale poi avviene anche il cambiamento dell'uomo che arriva al potere fino a, come diceva appunto Cristina, ad arrivare alla presidenza, arrivare a, a rinunciare poi alla residenza presidenziale, a decurtarsi quasi totalmente il suo stipendio per eh, darlo ai più poveri. Quindi, proprio assolutamente una rivoluzione per percepire meglio. Andiamo un attimo adesso a vedere delle immagini. Io penso che il 90% dei nostri telespettatori le avranno già, quantomeno, intraviste. Stanno impazzando sul web, Cristina, tantissimi video. Poi, più sì. o meno, il materiale uh, è quello, però è molto significativo, lo sappiamo quanto conti questo. Dunque, andiamo a sbirciare alcuni istanti in questo uh, estrapolato dal web. Venimos alla vita intentando ser bene, perché la vita è corta e se no fa. Ningún bien vale como la vida y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un plus y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el, el consumo o si se detiene, se detiene la economía y si se detiene la economía. Es el fantasma del estancamiento y para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de mil horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas ni tener un monumento del atraso, es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Bene, torniamo al estudio: trabajando y trabajando, trabajando y trabajando de más para consumar de más. Esta es la sociedad del consumismo. Come pensa lui che si possa veramente spezzare questo sorta di circolo vizioso, anche qualcosa di più probabilmente? Uno dei messaggi più potenti di Mujica, che è poi il motivo, forse principe, per cui è diventato famoso a livello internazionale, è che lui dice che bisogna ritrovare il tempo, il tempo della propria vita, perché essere liberi significa avere tempo, tempo per le cose più semplici, essenziali, universali, che sono le cose di ogni giorno che da millenni e millenni sono quelle che costituiscono il cuore pulsante dell'esistenza di un uomo ed è tempo per le relazioni d'amicizia, tempo per l'amore, tempo per i propri hobby, tempo per le passioni e quindi... Questo messaggio, che è apparentemente molto semplice e che si rifà però a una sapienza antica, Muhica cita molte volte anche il Debrevitate Vite di Seneca, sì. dicendo che appunto il tempo della tale. propria vita è un tempo prezioso perché la vita è un miracolo. E allora bisogna liberare il proprio tempo rispetto a questo affanno consumistico, ossessionante, compulsivo di comprare l'ultimo iPad di ultima generazione, poi comprare altre cose e comprare sempre di più. Avendo, ritrovandosi poi a desiderare cose di cui il desiderio stesso è stato indotto da una campagna di marketing, da una campagna pubblicitaria di qualche tipo e Mukhiga per esempio c'è un passo del libro in cui si rivolge ai giovani e dice la camicia che portate non è di moda, la, la maglietta che portate non è di moda, di moda è la vostra libertà, la capacità quindi di guadagnare questo tempo per fare cose che appassionano profondamente, che possono essere progetti artistici, culturali, una partita di calcio. La cosa bella di Mujica è che fa un appello alla cifra singolare e soggettiva di ciascuno, cioè reperisci nella tua esistenza singolare. Quello che ti muove, quello che ti sprona a costruire, a creare. La passione, parla anche sì. di hobby, veramente c'è molto di umano. Dunque, noi, tra l'altro, proprio la scorsa settimana abbiamo avuto qui uh, Piero Angela con il quale abbiamo parlato di come risulti no? la nostra terra essere un angolino minuscolo nell'universo. Sì. È anche un granello di sabbia. Lui è un granello di sabbia, nel granello di sabbia, perché è qualcosa di assolutamente inconcepibile per uh, un. Presidente, poi di questo, uh, di questo tipo. Tu lo sei andato a intervistare. Uh -huh. Intanto raccontaci, perché molti saranno curiosi, ovviamente si trova già qualche notizia, però per chi non lo sapesse, come è nata questa idea e soprattutto farci capire come ha preso vita, come ha preso forma. Allora, due miei amici Stefano Fanelli e Federico Lopiparo hanno, mi hanno dato l'idea dicendo ma guarda un po' questo personaggio strepitoso di cui si stava parlando perché nel 2014 l'Economist aveva dichiarato l'Uruguay paese dell'anno grazie alla figura inusitata e inusuale di Mujica. E poi l'incontro con Massimo Sgroi ha dato l'avvio a tutta questa avventura che è altrettanto romanzesca perché eh, Sgroi conosceva Monica Novarese dell'ambasciata dell'Uruguay in Italia, abbiamo cominciato i primi rapporti, siamo arrivati con molta facilità a parlare con... Uh, l'addetto alla comunicazione di Peppe Mojica, che già non è da poco assolutamente. Joachim Costanzo di origine italiana, una persona che ho piacere di citare perché è stato proprio certo. di un'accoglienza straordinaria e ha iniziato un carteggio di domande. Una delle domande che aveva scritto Massimo era Dostoevskij dice la bellezza salverà il mondo, che cosa ne pensa lei Peppe? Poi è una domanda che si ritrova anche nell'intervista. Passa del tempo e a un certo punto io mi ritrovo in Argentina per Intervistare le nonne di Plaza de Maggio per tutta la ricostruire la storia dei desaparecidos argentini. Scrivo all'Uruguay a Joaquín dicendo: Io sono a Buenos Aires. Se per caso il presidente potesse incontrarmi, ci hai provato, possiamo dirlo. Sì, nel senso, non ti aspettavi poi questa immediatezza? No, tanto me non la me l'aspettavo. Che mi trovavo davanti a questo scenario meraviglioso che sono le cascate di Guasù, che è una delle meraviglie insomma dei capolavori della natura del mondo. Mi arriva l'email: il presidente la incontrerà dopo domani alle 16. Insomma, il Cuore, mi, ha, mi è scoppiato in gola. Com'era fatta? Ecco, facciamo un balzo in avanti. Arrivi sì. lì, sappiamo di questa attesa addirittura no, dell'elicottero che doveva arrivare il sì. tuo eh, collega, comunque lo scrittore Massimo Sgroi, che ti mandava dei messaggini. Era un po' invidioso. Molto, stava, ha, letteralmente ha scritto: Sto rosicando, che tu sei là e io sì, no. Giusto, poi... E io invece sono andata con mia madre, il suo compagno e un'amica argentina eh, che è stata accalappiata lì a Buenos Aires. E che quando le ho detto vado da Pepe Mujica, ha detto: Prendo le ferie, vengo con voi. E si è imbarcata Lascio in nave tutto. con noi. Quindi è arrivata questa specie di comunità zigana da Peppe. E quando lui è arrivato ci ha accolto con una semplicità sconvolgente. Insomma, se pensiamo ai nostri politici, non dico solo oh, sì. italiani, ma anche europei, occidentali in genere, certo. quanto è difficile anche poter parlare con un consigliere comunale del comune sperduto in un angolo del paese. C'è cioè, uno come stracismo stato... totale nella forma e, sì. e nel sì. contenuto. Quindi figuriamoci. Dunque. Uh... Andiamo un po' più con dei piccoli focus. Nel sì. suo non avere uh, niente, a un certo punto ha iniziato a capire il valore della vita, come era sì. prima. Allora, Mujica era un contadino che ha imparato l'arte della floricoltura dai vicini di casa giapponesi e che ha vissuto sempre alla periferia di Montevideo, quindi è di umile origine. Entra però molto presto in politica. Già a 14 anni entra a far parte di uno dei partiti tradizionali della politica uruguayana e molto presto ancora entra a far parte del movimento dei Tupamaros, che inizialmente non erano un movimento di guerriglia armata, ma nascono negli anni '60 per, eh, come movimento, diciamo, di sostegno e solidarietà a tutte le persone indigenti della campagna poi dopo diventerà negli anni soprattutto con l'entrare della dittatura alla metà degli anni 70 eh, diventerà un movimento di lotta armata e Mojica è uno di coloro che prenderanno le armi per ritenere di dover liberare il proprio paese dalla dittatura. Entrerà anche in clandestinità e verrà preso nel momento in cui sta sorgendo l'amore con Lucia Topolansky, che è la sua attuale moglie. Anche questa è un'altra storia, diciamo. Eh sì, eh... trasversale, ma poi comunque importante. Sì, romanzesca, cioè... perché mentre sono nel bosco che si nascondono nella clandestinità, scocca l'amore fra questi due giovani, poi verranno presi e eh, saranno tutti e due rispettivamente per strade parallele in carcere, solo che di questi 14 anni che Muchika si è fatto in carcere, 7-8 li farà nel calabosso, cioè un pozzo di 1,70 m x 2, dove non avrà modo nemmeno di stare in posizione coricata, orizzontale e quindi nella totale diciamo, mancanza di relazione col mondo esterno, di luce, di dialogo. E lì di cosa pensa, cosa accade? cambia eh, qualcosa come, nella sua testa. Come dice Mujica, lì ha rasentato la follia perché a un certo punto si è ritrovato, come scrive molto bene Massimo nella biografia, si è ritrovato fin anche a parlare con le formiche, con le rane, insomma, ha veramente valicato una soglia del disumano, eh, è stata una delle vittime dei crimini di lesa umanità, insomma, che hanno fatto parte di quel piano Condor che ha avvilito e piegato gli anni 70. È stato svuotato possiamo dire così, comunque in un certo qual senso ha rasentato il fondo, anzi l'ha toccato probabilmente, Beh, sì. per poi però. La cosa straordinaria di quest'uomo è che da questa esperienza che avrebbe potuto piegare Distrugge, e distruggere certo. chiunque e anche lasciare inchiodate le persone a quel trauma, perché tante persone, sia in grande che in piccolo, rimangono poi avvinte al proprio trauma per tutta la vita. Ecco, Mujica dà un messaggio che io trovo assolutamente originale ed inedito, direi proprio a livello mondiale, anche se pensiamo ai traumi che hanno devastato l'Europa. Eh, lui dice che la vita è intimamente avvenire e che non si può spendere il tempo della propria vita rimanendo. Così avvinghiati a quel che. È qui dotore. che ti volevo, perché ciò che ci hai appena descritto. La prima cosa che lascia intuire, lascia immaginare penso anche a chi ci segue, è il rancore che potesse aver covato poi, in questo lasso di tempo tutti e diventare magari vendicativo. Invece avviene totalmente l'opposto: tanto avviene l'opposto che quando Mujica riceve le insegne presidenziali il primo marzo del 2010 si incontrerà con quel battaglione Florida delle Forze Armate, che è lo stesso battaglione che anni addietro lo aveva rapito, incarcerato eccetera, e però farà un discorso che è eh, non di oblio attenzione, non di cancellazione. Tanto voglio ricordare che nel processo Condor che si sta svolgendo a Roma l'Uruguay è l'unico Stato che si è costituito parte civile sotto la presidenza di Mujica, quindi non si tratta di oblio, però si tratta di una lungimiranza che, lui, eh, che traspare in ogni suo messaggio politico, cioè lui dice se io perdessi l'occasione di parlare alle nuove generazioni, che sono anche le nuove forze armate, in termini di futuro avrei perso l'occasione di costruire un futuro diverso e quindi sarei stato vinto da quelle forze armate. Allora questo è un uomo straordinario che ha trovato la capacità in un dolore profondissimo che avrebbe potuto schiacciare chiunque di estrarre un tesoro, per esempio una cosa interessante che mi piace ripetere mentre vado in giro per l'Italia a presentare questo libro è che Mujica diventerà, quando uscirà da, questa, da questo pozzo dell'anima e della sua storia, sì. dopo i 14 anni diventerà poi Ministro dell'Agricoltura e dell'allevamento del Bestiame. Ebbene, i libri che negli ultimi anni del suo carcere gli hanno dato erano libri di agricoltura, di bestiame, eccetera. Cioè lui è riuscito certo. da quell'angoscia a estrarre un tesoro prezioso per rilanciare la vita al futuro. Lui mette in evidenza, ha visto tantissimo, infatti, l'importanza del contatto con la terra, che sì. è veramente è ricordiamo tra l'altro che ha sangue italiano nelle vene. Sì. Questa, La eh, famiglia di ramo materno e di ascendenza italiano. una Ligure. cosa da, da ricordare? C'è questo contatto. Cui, dunque ecco, voi non perdete contatto con noi anche perché avete capito che poi uh, Cristina Guarnieri è riuscita a intervistarlo non a caso, perché possiede lo spirito giusto per uh, poter poi interfacciare con un personaggio del genere. Adesso andremo ancora più nel dettaglio con un paio di uh, estratti, dunque veramente. Rimanete con noi un paio di minuti prima. Vi regalo l'aforisma della serata. La povertà è la peggior forma di violenza. Gandhi. Bentornati nel nostro salotto letterario, salotto in cui questa sera la felicità è al potere, così come dovrebbe essere sempre, anche se. Sembra un po' un'utopia, ma non per tutti, non per José Pepe Mujica, e non per Cristina Guarnieri, che è qui con noi e che condivide questo pensiero. Non so poi, se in maniera totale su quello che lui ti ha svelato in questa intervista, dove veramente ci sono dei dettagli succulenti, particolari, noi non vogliamo svelare tutto, quindi stiamo galleggiando un po' eh, e navigando a vista, però è una navigazione assolutamente. Interessante dunque, andiamo un po' più a largo, ci spingiamo a largo con la nostra attrice Valentina Ghetti. Ai giovani vorrei dire, non fatevi scippare la vita, non lasciatevi trasformare in schiavi per correre dietro a questioni materiali, non conformatevi a vivere in ginocchio o sulle spalle degli altri, non trasformatevi in sfruttatori, non vivete neppure in un mondo di sperperi. Non fatevi prendere per il naso da una campagna di marketing, perché la camicia che portate non è di moda. I campioni che avete come modelli non sono di moda. La moda è essere liberi. E per essere liberi bisogna avere tempo. Tempo per adorare e onorare le quattro o cinque cose fondamentali dell'esistenza dell'uomo. Creatura soggettiva, bisognosa di sentimenti. Tempo per l'amore tempo per le relazioni con gli altri, tempo per il gruppo di amici, cose piccole per il mondo, ma grandi per l'individuo. Tempo per una passione folle, tempo per l'hobby personale che emoziona ciascuno di noi e ci spinge verso qualcosa che ci gratifica, chi in una forma, chi in un'altra. Tutto questo è molto semplice, terribilmente semplice, proprio per questo altrettanto terribilmente dimenticato. Non può esserci felicità umana senza tempo per vivere. E il tempo non si compra, il tempo si paga con la vita. Cose piccole per il mondo, ma grandi per l'individuo. Lui sì. crede che si potrà mai riuscire a sovvertire questo ordine, o quantomeno a pareggiare. Queste cose piccole per il mondo potranno diventare grandi come lo sono per l'individuo. La cosa bella di Mujica è che ha il senso diciamo, dell'ampiezza della storia e della staffetta, che il, del testimone che si passano di mano le generazioni. Quindi quella cosa che è piccola. In un determinato momento può diventare grande sia per gli individui che per l'umanità, perché mattone dopo mattone noi costruiamo assieme l'umanità, la politica, il rapporto col mondo, le conquiste sociali, le battaglie che si fanno per un mondo migliore. Mujica dice che la politica è innanzitutto una passione, una passione che nasce dal desiderio di far sì che le generazioni che vengono dopo di noi. Siano migliori di noi. E questo è un percorso, per cui è come se fosse ehm, un passaggio di mano. No? E ogni generazione consegna all'altra un passetto in più: un passetto in più di consapevolezza del rapporto con l'ambiente, un passetto in più di, di consapevolezza politica. Eh? Anche di memoria adesso. Sempre tornando a... Assolutamente, anche di memoria, di rapporto con gli altri, di tessuto sociale, di capacità di essere solidali, di creare una fraternità, di creare comunità. Questa è la cosa che è più appassionante del suo discorso in un momento in cui c'è veramente un deserto di ideali politiche, non voglio dire ideologie. Anzi, una cosa che mi ha molto stupito è che Muchica, che pure ha avuto delle ideologie molto forti nelle sue battaglie del passato, certo. in realtà è una persona estremamente... Ampia, elastica, molto. Aperto, ha visto no, che non dà assolutamente chiusura anche su quelle che possono essere diverse opinioni, su uh, degli argomenti. Poi mi faceva sorridere quando quasi uh, imbarazzato no, in un punto del discorso dice uh, so che sto dicendo qualcosa che infastidisce la maggior parte di coloro i quali mi Discomodo. hanno preceduto. Però è un qualcosa di scomodo che lui non riesce proprio a tenere dentro, così come secondo lui non vanno tenute dentro, assolutamente tenute a guinzaglio le nostre passioni. Un hobby, qual è, qual è il suo di hobby? Beh, il Ferecito. suo è quello di coltivare la terra. Questo rapporto con la terra, che le immagini hobby, che di lui dire. sono diventate popolari: eh? lui sul suo trattore, con questa cagnetta da, che ha tre zampe, eh, coltivare i fiori, ama la terra. Lui dice che la terra è l'emporio della vita, che tutto manda dei segnali. Il trifoglio ti invia dei segni e tutto comunica. Quindi, anche questa visione diciamo, del rapporto con la natura, che è di un'interrelazione fra l'uomo, gli animali, gli esseri viventi i vegetali, quindi la terra come grande emblema della ricchezza del mondo. Uno scambio continuo anche di energie vitali, sì. so che appunto tiene molto in considerazione la, uh, la natura e questa simbologia della terra uh, è fortissima, quello che tiene un po' meno in considerazione sono i soldi per quanto riguarda poi il fatto di accumularli, allora per lui sarebbero più importanti solo se ci si potesse fare qualcos'altro, sentiamo sì. cosa con uh, Valentina Ghetti. Non ho bisogno di tante cose. Vivo con un bagaglio molto leggero. È per questo che posso regalare il mio stipendio. Perché ho 78 anni? Dovrei forse mettermi adesso a accumulare i soldi? Un giorno o l'altro potrei morire per un attacco di forfora e non avrebbe senso. Te ne rendi conto? Non riesco a capire tutta quella gente che si affanna e fa qualunque cosa per accumulare denaro. L'unico motivo che mi spingerebbe ad accumulare soldi sarebbe l'esistenza di un mercato dove poter comprare la vita. Se ci fosse questo tipo di commercio direi: Ehi, dammi cinque anni in più di vita! Eh, allora sì, la cosa cambia, cambierebbe tutto. Ma questo commercio ancora non esiste, purtroppo. Dico purtroppo perché la vita è bella, ma al grado tutto è meravigliosa e lo dimostra il detto che recita, quasi nessuno vuole morire. Il fatto che io mi tagli lo stipendio non è una demagogia, è una pratica. Ognuno deve decidere per sé e fare con i propri soldi quello che ritiene più opportuno. In questo senso io sono un libertario. Io, per vivere felice, non ho bisogno di molto denaro. Se ci sono dei vecchi, pazzi e miserabili, che hanno 70-80 anni e si preoccupano di moltiplicare la loro ricchezza, è un problema loro. Io credo che sia folle. Perché il denaro nessuno se lo, te lo può portare nella tomba. Un disinteresse palese per, per la proprietà, per accumulare ricchezze, soprattutto poi giustamente arrivati ad una certa età. Che però questo non è assolutamente poi nella logica delle cose eh, alle quali siamo abituati noi con i nostri leader, come diceva prima eh, Cristina. Questo sulle cose materiali, sul fatto di voler acquisire altri anni. Su ciò invece che potrebbe avvenire dopo la morte, tu so che l'hai... Beh sì, l'ho provocato perché appunto parla in, con toni profetici, toni evangelici, però si dichiara ateo. Lui dice che la sua, il suo Dio è la natura. Ora non so <ride> se sia così come dice, ma eh, in ogni caso è un uomo che senz'altro restituisce il senso di una trascendenza dove per trascendenza intendo anche la trascendenza del linguaggio, cioè questa capacità di traghettare con i suoi discorsi al di là del puro dato, diciamo, materiale. Allora la sua è una lotta senz'altro contro il denaro, ma secondo me c'è un messaggio che è anche più profondo di quello che è stato veicolato dai media. Cioè non è questione semplicemente eh, il Presidente che si taglia lo stipendio, il 90% dello stipendio, per darle ai poveri, che rinuncia a stare alla sede presidenziale. Perché Muchika dice... Cerca tu, non, non imitarmi, cerca quello che è il tuo desiderio personale, non è detto che sia come il mio, per me è certo. rinunciare al il denaro... il tuo essere, non, non, sì. è, non il suo. Quindi è interessante perché veramente è libertario anche in questo. Io non me ne sono andata da lì con l'idea devo essere povera come lui, devo smaltire eh, tutti i beni materiali come lui, devo andare a erare la terra, che a me non riuscirebbe tanto bene visto che ho un rapporto un po' complicato con la natura. Me ne sono andata lì con il tesoro prezioso di pensare... Ad interrogarmi che cosa renderebbe felice me, che cosa, e per esempio, come ripeto anche in questo tour che sto facendo in Italia di presentazioni, può sembrare paradossale, ma quando io me ne sono andata ho detto voglio tanti soldi. Allora uno potrebbe dire: come mai? Hai appena incontrato il cantore del pauperismo del mondo? No, voglio tanti soldi perché sono un'editrice e con i soldi potrei tradurre tanti testi che nessuno pensa di tradurre, potrei acquistare i Seguire diritti di tanti autori. Seguire questa apertura mentale, spirituale, filosofica, cioè in tutti i campi perché effettivamente sì, c'è questa sensazione che poi non voglia eh, assolutamente poi costringere a un certo tipo di visione, a un certo tipo di pensiero, indubbiamente a dei pareri poi delle volte molto rigidi no, sul discorso per l'appunto di questo consumismo uh, smoderato, diciamo, però rispetto a tutti. Il consumismo quando ti schiavizza, esatto. perché quello che lui dice a un certo punto in un discorso, dopo questo che ha letto l'attrice bravissima, eh, che lui dice nella misura in cui l'acquisto compulsivo delle cose fa sì che tu compri una casa di 600 metri quadri che ti chiederà ulteriore lavoro e ulteriore spese, ulteriore cose... Certo. Chiediti, quella casa è quello che desideravi. Soprattutto perché lui aggiunge, magari poi finirai di pagare tutte queste rate, sì. alcuni di noi, ritrovandoti però a quel punto vecchio e con dei problemi no? come Infatti io. Infatti, lui, lo ripete, non è una cosa poetica questa certo. di andare per, la, per il mondo, per le strade del mondo con un bagaglio leggero, è un calcolo crudamente materialista. Beh, è paradossale il suo discorso. Dice: è un calcolo perché io calcolo che nella misura meno ho e meno devo schiavizzarmi con queste cose. Più certo. tempo libero ho, e più sono libero di fare è quello che voglio. È direttamente proporzionale. Eh, Cristina, sei un fiume in piena, purtroppo devo fermarti perché abbiamo un minuto, veramente ci hai fatto percepire di più di quello che poi si può vedere solo nel web, però la sostanza è all'interno di questo libro, questa sensazione, anche il rapporto, non abbiamo più tempo, ma sull'amicizia, che è fondamentale, no? lui addirittura dice di... Aver adorato tutti i suoi compagni di classe, c'è un rapporto umano fortissimo. Lui dice soprattutto innamorato. Esatto, esatto, quello che mi ha colpito di più. Ci sono delle presentazioni, penso ne farai tantissime. Ne Dove possono tante? trovare il calendario i nostri Allora, spettatori. Eh, Sulla pagina Facebook, José Peppe Mujica, La felicità al potere. E l'ultima cosa: è bellissimo come l'Italia sta rispondendo a questo libro. Ci invitano da tutte le parti. Vuol dire che l'Italia è viva e che si può pensare di creare un'altra politica. È solo l'inizio, però cerchiamo un po' di. Uh far prendere vita a questo, a questo testo e eh, che non rimangano solo tante belle parole, anche qui nel nostro Paese, la felicità al potere che ci ha fatto percepire anche Valentina Ghetti. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie alla Cristina Guarnieri, assolutamente, grazie tra l'altro molto televisiva, quindi <ride> eh, adesso vi assicuro anche delle belle presentazioni insieme a Massimo Sgroi che però non è potuto venire, quindi vi ringraziamo, eh, la casa editrice, Eir, eh, eh, continuate così, complimenti e guarda ti sto invidiando un, un po' anche io eh, per quello che hai fatto, per quello che ci hai fatto percepire con voi, invece ci vediamo alla prossima puntata, sempre in prime time, sempre con la voce degli scrittori. Da Michele De Angelis, un saluto e buona lettura.